Chi è il nuovo acquisto del Lecce che si chiama Helgason? Eccolo il nuovo acquisto della squadra allenata dal neotecnico Marco Baroni. Il DS Corvino ha messo a segno un nuovo acquisto, ragazzi. Helgason, quanti anni ha? 20 anni, arriva dal campionato islandese, è un giocatore molto giovane di nazionalità, anche di nazionalità islandese. Ha già 20 anni, come vi dicevo prima. Ha già comunque fatto qualche partita. Adesso andrò a vedere insieme tutte le statistiche di questo giocatore qua. Innanzitutto vi svelo che è un trequartista, ma sa fare anche il centrocampista. Però prima di partire col video vi chiedo un'iscrizione al canale, fondamentale, quindi mi raccomando iscrivetevi e lasciate un pollice in su a questo video se volete altri tipi di questo video qua, che sono molto molto carini. Come dicevo, è un trequartista, ma sa fare anche il centrocampista centrale, quindi un giocatore proiettato più verso la fase offensiva che quella difensiva, però sa fare anche il centrocampista, la mezzala in questione. E è il suo piede preferito, il piede destro, ragazzi. Ha giocato tra campionato e Coppa Islandese, che non le conosco bene, sinceramente. Ha giocato in totale 14 partite, ha collezionato due ammonizioni, quindi non sono neanche tantissime su 14 partite, due ammonizioni, ha fatto un assist e un gol. Ecco, qui sono andati un po' da migliorare. Se già nel campionato islandese ha giocato 14 partite e ha fatto solo un assist e un gol, e in teoria tu dovresti essere un trequartista, diciamo che sono numeri questi che possono essere migliorati nel tempo, nel lavoro. Comunque dovrà sicuramente avere un periodo di adattamento qua in Italia, soprattutto a Lecce, quando dovrà poi giocare la Serie B, che comunque è un campionato ostico per qualsiasi giocatore che arriva a giocare nel campionato cadetto di Serie B. Ha giocato anche una partita in Conference League, ragazzi. Questo ragazzo qua è un ragazzo giovane di 20 anni, comunque ha fatto già una prima presenza nelle coppe europee, nella nuova coppa europea, la Conference League, per l'appunto solo una presenza. In questa unica presenza non ha fatto né assist né gol, né neanche un'ammonizione. Quello che dicevo prima l'ha fatto tra coppa e campionato islandese, due ammonizioni, un assist e un gol. Sicuramente si deve migliorare su questo aspetto, come dicevo prima. È un giocatore comunque che deve crescere tanto, anche a livello fisico si deve ben ancora, diciamo, sviluppare, nel senso ancora mettere su massa muscolare. Comunque un giocatore interessante, è comunque giovane, 20 anni, e arriva comunque da un campionato di livello, possiamo dirlo basso, ma quello islandese. Ha giocato anche nella nazionale islandese, è stato capace di fare l'esordio in nazionale maggiore. Ha giocato il 30 maggio 2021, ha fatto il suo esordio con la nazionale islandese. Ha giocato quell'unica partita, la sua partita d'esordio, il 30 maggio 2021. Però poi è un ragazzo che è stato comunque sempre tra le file delle giovanili della nazionale. Ha giocato anche 7 partite in Under 21, 5 partite in under 19 e 4 partite in under 18, quindi comunque è un giocatore che tra le file dell'Islanda c'è da parecchio tempo, da tutte le giovanili. È riuscito anche a fare il suo esordio il 30 maggio 2021 con la nazionale maggiore. È un giocatore, un trequartista, un centrocampista, può fare anche il centrocampista un po' più basso, però comunque le sue caratteristiche portano che se lui sia un centrocampista, il valore di mercato, come dice Transfermarkt, è un valore di 125.000 euro, quindi un giocatore giovane che deve tantissimo tantissimo crescere. Il Lecce sembra che abbia fatto un quadriennale, comunque è arrivato a titolo effettivo. A titolo definitivo è uscito poco fa l'ufficiale dell'acquisto, un quadriennale, quindi un giocatore che ci punta nel lungo tempo per farlo crescere il prima possibile. È già il secondo giocatore islandese che la squadra di Marco Baroni, del DS Corvino, acquistano, e sicuramente sono tutti acquisti proiettati per il futuro. Sono curioso di darlo in campo, perché comunque è un giocatore che deve tanto crescere, magari può essere veramente un tassello importante negli anni per la squadra del Lecce. Pollice in su al video, iscrizione al canale, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi!